Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli disse loro: Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti. I governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Gesù ci offre un'affermazione lapidaria: i potenti comandano. C'è poco da girarci intorno. I verbi sono entrambi al presente ad indicare un'azione costante nella storia. Per quanto possono essere nobili e giusti le motivazioni che spingono qualcuno a prendere il potere, finirà per governare sopra gli altri e per esercitare il proprio dominio, come dicono letteralmente i verbi usati da Gesù. Se leggessimo l'originale, ci colpirebbe il fatto che entrambi questi verbi sono composti dalla particella katà, che indica una differenza sostanziale tra chi sta sopra e chi sta sotto. Ed è proprio qui la ragione del male che Gesù vuole denunciare e sradicare. Per esplicitare meglio il discorso, proviamo a farci aiutare dal filosofo Michel Foucault, che ci mette in guardia dalla banalizzazione che facciamo del concetto di potere. Ci fa notare infatti che non esiste il potere in quanto tale, con la lettera maiuscola, un qualcosa che si sceglie di esercitare o meno, di poterlo finalizzare a qualcosa di buono o meno. Esistono invece i poteri, irriducibilmente plurali. Il potere non è una cosa come le altre, si tratta di un concetto relazionale. Esistono perciò delle relazioni di potere, che sono molteplici, variabili, a seconda dei contesti. Essendo quindi una relazione, il potere è un modo di azione che non agisce direttamente e immediatamente sulle persone, ma condiziona le loro azioni. Perché ci sia una relazione di potere occorrono dunque almeno due soggetti contrapposti, tra i quali si instaura questa relazione. Ma Gesù non solo denuncia il male, ma ci indica anche la cura. Infatti continua dicendo: chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. L'unica strada per sfuggire alla logica del potere ed affrancarci dunque da quella bugia che ci raccontiamo, che è possibile farne un buon uso, è quella di giocare un'altra partita. Se il potere si esercita tra due diseguali, tra due opposti, segnati da quel katà, bisogna rendere impossibile il suo sorgere attraverso il farsi diaconos, cioè servitore dei propri fratelli. Se per il potere Gesù usa verbi al presente ad indicare una condizione fissa, per questo servizio usa il termine ginomai, cioè una trasformazione o un movimento accettato liberamente a cui bisognerà dedicare energia e lavoro. Sembrerebbe un invito all'impegno morale, ma se guardiamo bene ci accorgiamo che questo verbo è lo stesso che gli evangelisti usano per indicare il farsi carne del verbo stesso. E infatti questa grazia che sostiene, motiva e supporta questo processo, che così come ha portato l'uomo Gesù alla risurrezione, aiuterà tutti noi ad essere persone nuove in Cristo.
Thank you.